Benvenuti a Riace. Mimmo Lucano, come sai mi chiamano, ed io non posso che rispondere positivamente. Venendo qui pensavo e ragionavo in macchina da solo, perché quando si è da soli, sapete, ci si concentra con se stessi, e pensavo che alcune settimane fa mi trovavo a Lisbona e girando per la città notavo sardine dappertutto. Non riuscivo a spiegarmi il motivo di quella presenza, poi ne ho comprato un esemplare, dentro c'erano delle cioccolate, però poi mi hanno spiegato alcuni amici che le sardine sono, insieme al galletto, il simbolo del Portogallo. Allora io da qui, oggi, da Riace, mi auguro che queste sardine possano diventare anche il simbolo di un'Italia più libera molto presto. Mimmo Lucano, lo sapete, è diventato a suo malgrado un uomo di fama internazionale. Lui è modestissimo, non se l'aspettava questa ondata di notorietà, perché ha inventato un progetto semplice, ha scoperto l'uovo di Colombo, ha scoperto che in una realtà come questa si può fare accoglienza e solidarietà. È un uomo che esprime umanità e forse per questo è stato anche combattuto. Adesso lui vi dirà che questa piazza è l'ennesima dimostrazione di affetto, di solidarietà nei suoi confronti, ma vi dirà anche che questo è l'anno in cui si dovrà concludere un processo che è ancora in corso al Tribunale di Locri e che può non concludersi con la sua assoluzione e con l'affermazione di un diritto, che è quello di fare di Riace quel modello inventato da Mimmo Lucano, accolto e riconosciuto da tutto il mondo, e che avrà di nuovo grande successo, perché da qui, grazie anche al contributo delle sardine di oggi, partirà una nuova stagione per Riace, per la Calabria e per il nostro paese. Quindi, guardate, c'è un uomo che ha fatto del pacifismo e della umanità la sua cifra, è stato tenuto lontano dal suo paese per ben 11 mesi. Non esiste un precedente nella storia giudiziaria italiana. La giustizia italiana non si è comportata così neanche nei confronti di Totò Riina, che è stato al momento il peggior criminale che abbia espresso il nostro paese. Ed io colgo l'occasione, perché lui lo ha citato, e a me fa da sponda, perché non c'è occasione pubblica in cui non rinnoviamo un appello al nuovo ministro degli interni, la signora Lamorgese, e cioè che rimuova immediatamente quel signore che siede impunemente in quel posto a cui è stato assegnato dall'ex ministro Salvini a dirigere le politiche migratorie, perché è uno dei responsabili, ancora impunito, ma Gesù Cristo probabilmente da qui ci ascolta e forse anche per lui ci sarà il giorno del giudizio. Quel signore deve essere cacciato da quella posizione di responsabilità che ha assunto. Sono quasi uno di Riace, perché lì sono di un paese molto vicino, Conti Monasterace. Sono un contadino analfabeta. Ho vissuto e ho mangiato pane degli emigranti anch'io, quindi so cosa vuol dire emigranti. Ho messo insieme delle parole a rima in dialetto monasteracese. È intitolata Mannaia lo bisogno. Provai tutti i mestieri e non riuscivi un campo di paese che nascivi. Perciò, un triste giorno e una stagione, incominciai a fare l'emigratore. Era agosto del 66, già stai un paese, gli amici e i genitori miei. Vivo a Torino e quasi mi credia che mi scordava dalla Calabria mia. Ma mi rendevi conto del contrario, a vita l'emigrante no calvario. Calabria bella che mi partoristi, ti voglio bene assai non sai quanto, ma tu con mia fosti assai maligna
non sei una mamma, ma sei una matrigna. Mi faccio sempre conto da rovescia o torno da paese e a voti e prescia. E prego a Sant'Andrea e a tutti i santi, o guarda e mi protegge le mie grandi.